Sul fronte all'Italia si cerca in queste ore, da parte del governo, di mediare i rapporti tra CAI e piloti. Ieri sembrava una giornata transitoria, ma poi nel pomeriggio si è appreso dell'inizio di attività del governo per cercare una soluzione al problema all'Italia. Colaninno sale a colloquio con Letta e poco dopo arriva una lettera del segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni, a Berlusconi. Nella lettera si prega il premier di interessarsi direttamente alla questione e di cercare una nuova soluzione. Nella lettera Veltroni mantiene tutte le critiche dell'operato del governo, ma si dice disponibile ad una linea meno dura se il governo mostra di voler trovare soluzioni alternative. Nelle stesse ore ENAC ribadisce e conferma che entro pochi giorni gli aerei resteranno a terra se non si troveranno appunto soluzioni certe ed il commissario Fantozzi dovrà procedere alla liquidazione di Alitalia.